Mister Mosconi, iniziamo dai titoli di coda, da quello che si è visto nei momenti finali dopo il triplice fischio. Tifosi che applaudivano proprio a mani scroscianti tutta la squadra del Tolentino. Sì, perché questa era Davide contro Golia. Abbiamo meritato la vittoria, siamo andati oltre i nostri limiti. Ma ragazzi, io ho detto prima della partita, io sono innamorato da questa squadra e volevo proprio una prova di amore. Penso che hanno corrisposto alla grande. Penso che sia stata una bella partita, un derby avvincente e penso che alla fine il risultato sia giusto. Risultato giusto, una partita in cui tutti hanno giocato bene. Parlare di sottotono di qualcuno oggi è veramente impossibile. Sì, abbiamo fatto la partita che dobbiamo fare, la partita giusta, ma questa è una squadra che credo siano 13-14 partite, sta facendo benissimo, stiamo andando al di là delle nostre possibilità, ma così ci vai soltanto se c'è un gruppo, se sono ragazzi veri come questi, gente che dà tutto. E quando c'hai questi ragazzi, dopo il risultato è una conseguenza. Non, li ringrazio, oggi gli ho detto che ero innamorato di loro. Ma fargli capire che noi siamo una famiglia, soltanto così si può sopperire il gap che c'era tra noi e loro. Ci siamo vendicati la partita dell'andata, magari noi non meritavamo di perdere, loro oggi hanno meritato di perdere. Allora, mister, derby doveva essere, derby è stata una partita vibrante fino all'ultimo istante. Sì, una bella partita, peccato per il risultato perché penso che il primo tempo meritavamo di vincere, di stare minimo 2-3 gol sopra. Purtroppo non l'abbiamo messa dentro e questo è il grandissimo rammarico che abbiamo, però la prestazione dei ragazzi mi è piaciuta, venire qui a Tolentino, un derby a giocare a viso aperto, non è da tutti, ci dispiace perché se Per avesse buttato la palla dentro in due occasioni forse la partita si metteva a nostro favore e potevamo gestirla meglio. Gli episodi quest'oggi non sono stati proprio dalla parte della Recanatese, che ha avuto comunque anche nel secondo tempo la reazione d'orgoglio. Sì, no, ma infatti la prestazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi perché hanno dato tutto, ci credevano. Bisogna vedere poi un attimino il gol di Pezzotti, l'ho rivisto adesso in video, era regolare, lo stesso di Titone su una palla contesa. Purtroppo ultimamente gli episodi ci stanno girando a sfavore, però non è ancora perso niente secondo me perché ci sono 8 partite, l'atteggiamento mi è piaciuto. Siamo stati solo sfortunati, questa è l'analisi della partita, perché la squadra ha giocato, ha creato, poi qualcosa ha concesso. Bisogna dire che Tolentino ha fatto 2 bei gol, per cui non ci sono stati evidenti distrazioni individuali. E poi abbiamo tentato in tutti i modi. Faccio complimenti al portiere del Tolentino, che è stato molto bravo, però andiamo avanti.